La Ionica, polemiche e solidarietà intorno alla gestione dei migranti che sono sbarcati lo scorso 11 luglio. A 36 giorni dallo sbarco ancora si trovano ragazzi positivi alla Covid-19. Ieri il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, ha voluto fare il punto in una conferenza stampa. Lo Stato in questa vicenda ne esce molto male. Sono questi i termini che il primo cittadino ha utilizzato per descrivere l'assenza dello Stato in tutta la vicenda. Il sindaco parla con amarezza, i ragazzi rimasti sarebbero dovuti andare in una nave ferma a Corigliano che purtroppo questa notte è partita senza che nessuno ci informasse di nulla. Dentro la struttura dell'hotel Miramare, ad assistere i minorenni, c'era solo Mohamed Hussein Yari, detto Momo, che ha scelto di stare con i minori non accompagnati in maniera del tutto volontaria. Il sindaco ha detto: dobbiamo dire grazie a lui che ha curato le loro piaghe, i segni della traversata e i dramma dei loro pensieri. Così, ha detto il sindaco, a Momo daremo la cittadinanza onoraria di Roccella per quello che ha fatto, senza avere doppia finalità. Il sindaco poi si è lasciato andare: bisogna prendere ad esempio quello che è accaduto, perché bisogna darsi regole certe, chi di competenza deve assumersi le proprie responsabilità. L'assume la prefettura, la vuole assumere la regione Calabria Protezione Civile, l'assume la regione Calabria. L'appello che faccio io è che questa cosa deve servire per darci delle regole certe per gestire un fenomeno che si ripresenterà, perché ad ottobre si ripresenta questo fenomeno, d'accordo? Ad ottobre questo fenomeno si ripresenterà. Allora, o siamo in grado di gestirlo questo fenomeno, o se no i miracoli non si ripetono, perché sono miracoli, no? Allora, ad oggi c'è stato un miracolo che è durato 36 giorni. I miracoli però sono irripetibili, questa è la situazione. Quindi domani, se non abbiamo delle procedure certe, io non so cosa può accadere e come si può gestire una situazione del genere. Quindi l'appello che faccio io è di darsi delle procedure certe e poi le procedure di confrontarle con chi opera sul territorio, perché chi opera sul territorio ha contezza delle cose che servono, no? Che forse, insomma, se uno la vede dall'esterno magari gli sfuggono le cose più importanti. Aggiunge ancora il sindaco: non era nostro compito individuare una struttura per ospitarli e mettere in piedi l'assistenza necessaria per la quarantena, ma lo abbiamo fatto. È passato ora più di un mese ed ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Comunque abbiamo avuto rassicurazioni dal Ministero dell'Interno e dalla Regione sul fatto che i minori non resteranno senza assistenza adeguata. Con molta probabilità già da oggi potrebbero essere trasferiti i sei rimasti. Sindaco Vittorio Zito, allora, la vicenda dei migranti a Roccella, dopo, diciamo, estenuanti, dobbiamo dire così, non trattative ma sicuramente sforzi da parte delle istituzioni, si è arrivati a un punto in cui finalmente c'è un epilogo, cioè verranno trasferiti sia i due ancora positivi che gli altri. Sì, ha detto molto bene, dopo un impegnativo ed estenuante lavoro fatto da tutte le istituzioni. Il problema, l'abbiamo detto chiaramente, non è l'impegno delle singole istituzioni, che c'è stato a 360 gradi e H24. Il problema è la definizione di procedure certe per gestire queste situazioni. Queste procedure certe non c'erano, queste procedure certe le abbiamo sperimentate in questo periodo, dobbiamo fare tesoro di quello che è successo per darci delle regole, perché gli sbarchi non finiranno. Se qualcuno immagina di poter far concludere gli sbarchi con un decreto legge, c'è già tentato qualcun altro, però non c'è riuscito. Gli sbarchi non finiscono, gli sbarchi vanno gestiti e vanno gestiti al meglio. Come era previsto dal DL, l'intervento della Croce Rossa, una strada, oppure l'arrivo della nave per le quarantene, la seconda strada, nessuno dei due poi alla fine si è concretizzato, addirittura la nave è partita senza il carico. La nave partita avrebbe dovuto ospitare i minori di Roccella, ma è partita stanotte per motivi superiori indubbiamente consistenti, altrimenti non sarebbe partita. Dispiacerebbe se la partenza della nave fosse legata invece a perseverare della sindrome NIMBY, cioè dovunque ma non nel mio giardino, perché i problemi vanno gestiti assumendo ogni comune, ogni sindaco la responsabilità che gli compete. Se ognuno di noi dice questo pezzo voglio che si svolga, ma si deve svolgere da un'altra parte,
lo sviluppo, diciamo, della regione stessa, e soprattutto la gestione di situazioni di criticità non potrà mai avvenire. Ecco, avete pensato che Roccella è un paese che ha una struttura portuale e che nei prossimi giorni potrebbero esserci altri sbarchi. Ecco, come vi relazionerete in questo caso con le istituzioni e quali saranno questa volta le precauzioni che verranno prese, insomma? Ma io spero, sono certo anzi, che le procedure saranno diverse e più attente a quella che è stata l'esperienza che abbiamo vissuto. È importante mettersi al lavoro subito per avere certezza delle procedure, perché vi ripeto, non è programmabile quando ci sarà il prossimo sbarco e dobbiamo essere pronti al fatto che il prossimo sbarco ci potrà essere domani. Ecco, questo è stato un miracolo quello che è avvenuto a Roccella. I miracoli sono irripetibili, quindi se qualcuno può pensare di avere di nuovo a disposizione la struttura dell'hotel Miramare, di nuovo l'interprete che ha fatto un lavoro straordinario assistendo i ragazzi, una cosa che non gli era dovute, l'ha fatta a titolo volontario per 32 giorni, una serie di il lavoro straordinario dei servizi sociali del comune, eccetera. Sono state tutte attività di carattere straordinario, dettate anche dal fatto che erano 20 minori con un'età variabile dai 13 ai 17 anni, quindi persone assolutamente deboli e vulnerabili, quindi questo ci ha spinto a un maggiore impegno.